Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con iMovie per iOS. Quest'oggi parliamo di trailer. Chi utilizza iMovie, e intendo per la versione desktop per Mac, sa che da un po' di tempo a questa parte, non ricordo esattamente il numero della versione, esiste la possibilità di creare come nuovo progetto non un semplice video a cui daremo insomma il nostro stile e a cui applicheremo insomma tutte le nostre idee, ma esiste anche la possibilità di creare un trailer in puro stile cinematografico, una cosa che è possibile da farsi anche in questa versione mobile del programma. Quindi quello che facciamo dall'home page è andare a cliccare su nuovo progetto e direttamente da qui vedete che anziché la creazione di un progetto diciamo così classico, abbiamo la possibilità di andare a scegliere nuovo trailer. Avremo, come nel caso dei temi di progetto, vedete che bella schermata iniziale con questo effetto a teatro, con la tenda che si apre, abbiamo la possibilità, dicevo, di temi preimpostati, in questo caso appunto per trailer, dal veramente molto di impatto, adesso ne vedremo un paio, a seconda proprio di quello che dobbiamo andare a raccontare. Il trailer in quanto tale, vedete, che ha una durata impostata, cioè è un... E quello del trailer è un sistema in cui siamo ben più guidati nella realizzazione del nostro video, e lo vedrete adesso dall'interfaccia proprio del programma. In effetti vedete anche lì la durata è impostata, quindi se andiamo a prenderci racconto 1 minuto e 34, fiaba, eccolo qua, e ha quel minuto e 2 secondi. Ovviamente un trailer da 3 minuti, 4 minuti è troppo lungo, insomma, quindi sono più ritmati e più brevi. Andiamo a vederne un esempio per capire meglio di cosa stiamo parlando. Niente male, vero? Scusate se ho rubato un po' del vostro tempo, ma chi segue anche i tutorial di WordPress sa che sono un appassionato di mountain bike, e questo è veramente un bel esempio insomma di quello che si può ottenere con questa funzionalità di iMovie. Quindi questo è lo stile adrenalina, quindi adatto a per esempio sport molto attivi piuttosto che comunque situazioni, ritmi incalzanti, visto anche il nome. Se andiamo a prenderci invece, ecco, prima parlavamo di fiaba, ovviamente parliamo di qualcosa di completamente diverso. Beh, niente da dire, come vedete il risultato è sempre davvero di forte impatto. Quindi quello che dobbiamo fare è scegliere lo stile di cui abbiamo bisogno. Ora non perdiamo ulteriore tempo, scegliamo per esempio adrenalina, ovviamente, anche visto il materiale che abbiamo utilizzato. Che abbiamo utilizzato appunto nei nostri ultimi tutorial, che è il materiale messoci a disposizione da iStock Photo. Quindi una volta scelto praticamente il tema che più ci interessa, andremo a cliccare qui in alto a destra sul pulsante crea. Ecco, come potete vedere, come accade nella versione desktop, ovvero sul Mac, la versione desktop appunto di iMovie, la schermata, l'interfaccia del programma, quando si va a scegliere l'opzione trailer, è completamente diversa. Siamo guidati nella realizzazione del nostro video attraverso appunto queste funzioni divise in due folder principali, quindi struttura e storyboard. Storyboard sappiamo di che si tratta, è praticamente la, diciamo così, cronistoria di quello che è il video che andremo a realizzare. Ma prima di tutto abbiamo l'opportunità di scegliere appunto una struttura
e dare delle informazioni a quello che è il nostro video. Quindi abbiamo il nome del filmato, per esempio, vedete che andando a cliccare ovviamente abbiamo l'opportunità di modificare quello che, lo vedete qui a destra, sarà poi il titolo che andremo a visualizzare proprio all'inizio del trailer, l'abbiamo visto prima nell'anteprima. Quindi noi andiamo a inserire del testo, evoluzioni in MTB, ok, studio, film alta definizione, stile logo, ecco, anche questa è una cosa carina, quindi andiamo a vedere un attimo lo stile del logo. Vedete che qui a destra ne abbiamo un'anteprima, ed è ovviamente il Galassia quello che è impostato di default, ma film alta definizione, vedete, questo è abbastanza carino ed è simile praticamente ai titoli che avevamo utilizzato poche settimane fa. Quando abbiamo parlato dei titoli abbiamo inserito qualcosa di simile, quindi questo potrebbe essere indicato. Vediamo un attimino anche le altre barre colorate. Dente di le... ok, questo forse non è il caso. Galassia Lampione, questo qui un po' noir, forse non adatto a quello che dobbiamo fare. Alberi, non penso proprio. Sì, io ho scelto questo barre colorate e noi andiamo a inserire proprio solo la scritta MTB, tanto per fare perfetto qualcosa. E qua abbiamo insomma regia, montaggio, soggetto, si può anche un pochino diciamo giocare rendendo più cinematografico appunto il nostro trailer, quindi tutta una serie di informazioni che ovviamente possiamo andare ad inserire. Fatto questo andiamo a scegliere il nostro storyboard e vedete abbiamo l'opportunità appunto di andare a sostituire quelli che sono gli esempi grafici delle clip di cui abbiamo bisogno con il materiale ovviamente che abbiamo nel nostro pannello, questa volta qui in basso a destra. Come detto, l'interfaccia è completamente diversa, quindi andremo a selezionare quello che ci viene suggerito per un'ottima riuscita del nostro trailer proprio dallo storyboard qui a sinistra, ovvero la prima cosa che ci viene chiesto da iMovie è una clip di meno di un secondo, 0.8 per l'esattezza, in cui ci sia una situazione di gruppo, ok, dove appunto se i soggetti sono più di uno, ecco, l'averlo praticamente tutti insieme. Noi abbiamo scelto un attimo fa MTB come argomento, ecco, dato che utilizzeremo le due clip video di qualità, insomma, che abbiamo, quelle di iStock Photo di cui vi parlavo prima. Faremo un misto un po' del materiale che ho a disposizione. Per esempio, parlando di gruppo, abbiamo una... vediamo un attimo l'anteprima qui dal... eccoci qua, vedete che tenendo premuto posso andare a visualizzare un'anteprima. Vediamo se riesco a trovare una situazione di gruppo. Eccoci qua, magari qualche applauso. Eccoli qua, qua avevamo un applauso se non sbaglio. Vediamo se riusciamo. Ok, questo qua potrebbe essere... selezioniamo quindi in alto a sinistra, ok, e andiamo a, con un semplice tap, andiamo ad inserire, ok, il materiale appunto che ci viene richiesto. Ora questa non è una clip video proprio adatta e non è sicuramente la di qualità. In ogni caso il concetto è questo: andiamo a selezionare prima la clip che dovremo andare a sostituire qui nello storyboard, ok, quindi panoramica, dopodiché andremo a inserire il materiale che ci interessa, ok, quindi andiamo a vedere. Esatto, in questo modo, vedete? Quindi semplicemente con un tap andiamo a portare il materiale, la clip video, esattamente dove abbiamo indicato all'interno dello storyboard. Un'altra cosa che vi faccio notare è che quando andiamo a scegliere una clip, ok, selezionato quindi la terza clip all'interno dello storyboard medio, vado a prendere il materiale che decido di andare ad inserire, quindi identifico più o meno, ok,
questa porzione di clip, la vado a inserire. Vedete che andando a riselezionare qui nello storyboard la clip che abbiamo già inserito, viene evidenziato in questo modo nell'interfaccia, quindi la clip per intero, ok, l'inizio della porzione di clip che abbiamo già inserito all'interno dello storyboard e la possibilità di andare a modificare appunto quale porzione di clip portare all'interno dello storyboard. E questo è utilissimo. Vedete che il riquadro giallo in questo caso non ha quegli appigli che solitamente ci servono per andare a stringere o allargare, cioè aumentare il tempo, la durata della clip. Perché? Perché il tempo è impostato, quindi siamo a 1.8 secondi, quindi quello rimane fisso ma noi, facendo scorrere appunto la clip, possiamo decidere con veramente precisione quale porzione di clip portare. Quindi guardate, ecco, l'inizio potrebbe essere questo del salto, ecco, proviamo a posizionarla così. E l'altra cosa che vi faccio notare è il simbolo dell'audio. Ora, in questo caso noi non abbiamo l'opportunità di cambiarlo perché questa è una clip muta, non ha audio di fondo, praticamente lo vediamo con la prossima clip. Abbiamo l'opportunità di decidere se far arrivare a progetto anche l'audio della clip oppure no. Con questo pulsante sotto ovviamente vediamo un'anteprima di quello che stiamo andando a portare a progetto. Quindi vado a cliccare su play e vedete esattamente quello che portiamo a progetto. Quindi, fatto questo, clicchiamo su fine e noi nello storyboard avremo corretto la porzione di clip. Vediamo quindi quello seguente. Qui abbiamo ancora un'ambientazione, ok? Noi comunque andiamo a prenderci, vediamo un attimo, allora inseriamo, allora questo qui ancora no perché non avrebbe audio, ci andiamo a prendere qualcos'altro, vediamo un attimino, ok, una cosa del genere, perfetto. Quindi selezionando lo andiamo a portare all'interno del nostro progetto. Come vedete viene evidenziato, come sempre accade, quello che abbiamo inserito, e come visto adesso selezioniamo di nuovo la clip e andiamo in caso a correggere esattamente, ecco qua, ci prendiamo il salto di questo skater proprio all'inizio e in più utilizziamo il pulsante qua sopra per abilitare l'audio. Vedete che abilitandolo cambia di colore, appare l'iconcina qui e appare anche a progetto, ok? Questo è a nostro libero arbitrio, a nostra scelta. Di solito il trailer, ecco, è molto ritmato, è molto importante la musica di sottofondo, però può non essere sbagliato avere anche l'audio originale delle clip. Io al momento scelgo di eliminarlo, ok? Fatto questo, clicco su fine. All'interno del nostro del pannello in alto a destra, ok, abbiamo ovviamente l'anteprima di quello che abbiamo costruito e la possibilità di vederne un'anteprima con questo pulsante a tutto schermo e con questo pulsante all'interno del riquadro, cosa che facciamo noi adesso in questo momento, ok? Quindi ci posizioniamo qui all'inizio, andiamo a cliccare su play. Vedete, veramente in poco tempo e con facilità, ovviamente il video che abbiamo visto adesso non ha logica per il materiale, per il tipo di materiale che abbiamo inserito. In ogni caso, vedete che l'inserire il materiale è molto semplice, e quindi questo ovviamente va solo scelto accuratamente. Titoli, anche in questo caso, vedete direttamente qui dallo storyboard. Andiamo a selezionare il testo e abbiamo ovviamente la possibilità di cambiarlo per avere qualcosa che abbia un senso logico, insomma, che rispecchi l'argomento del video trattato. Quindi non ci resta che seguire quella che è la guida suggerita appunto dallo storyboard che abbiamo qui a sinistra, per arrivare a completare quello che è il trailer ed avere davvero un video che in un minuto e pochi secondi, insomma, rende l'idea di quello che è l'evento che raccontiamo, e sicuramente lo fa in modo dinamico e davvero accattivante. Questo è l'utilizzo appunto dei trailer in iMovie per iOS. Vi consiglio davvero di dargli un'occhiata perché
si possono creare dei video molto divertenti, di forte impatto in breve tempo, e lo potete fare direttamente dal vostro dispositivo mobile. È un suggerimento che vi do, quello di fare editing in generale dei video che riprendete, perché tutti noi facciamo riprese, riprese con il nostro dispositivo, che il nostro smartphone che abbiamo sempre con noi. Se non si va a editare però quel materiale, quelle riprese nel tempo avranno poco significato, comunque è tutto materiale che alla fine poi non si custodisce il più delle volte. Quando invece andiamo a creare, a realizzare un video che racconta una giornata, un evento, un episodio, ecco, quello sicuramente assumerà valore e avrà anche più logica nel tempo. Quindi è un suggerimento che davvero vi do. Con strumenti poi del genere, come la creazione dei trailer, beh, direi che l'effetto è ancora più carino, insomma, bello anche da condividere poi con parenti e amici. Io al solito vi ringrazio per l'attenzione e con iMovie per iOS vi do appuntamento a martedì prossimo.